devi veramente abituarti molto molto a parlare. Devi abituarti tanto 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 a parlare. Quanto parli nelle tue giornate? Quanto interagisci con persone nelle tue giornate? A volte quasi mai, perché se faccio un lavoro strettamente tecnico, se inconsciamente devo fare un lavoro strettamente tecnico, è difficile. A volte facciamo mediamente un paio d'ore spezzettate. Ok. Devi fare quell'esercizio di conversazione alla nausea. Io lo faccio tuttora. Non tanto per quando riesco ad approcciare, per magari se devo filmare dei video, siccome poi magari devo parlare per tanto, 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 magari prima faccio un 10 minuti di monologo da solo, parlando a caso, prendo una parola a caso e ci parlo su per 10 minuti, così mi inizio a riscaldare per parlare a ruota libera. Quindi ti devi allenare tanto, tanto a parlare, è tutto lì, però è tutto lì, bisogna farlo però. Quindi questa cosa l'ho già spiegata, ma così tante, tante volte. Però bisogna farla. Poi la gente vuole, ok, dammi l'altro trucco. No, non c'è, devi farlo. Quindi spiegarlo è semplice, però bisogna farlo. Quindi e lo facciamo anche adesso. Prima un argomento di conversazione che puoi utilizzare. Poi in teoria gli argomenti di conversazione devono venirti fuori in maniera naturale. Quindi non devi stare a prepararti la scaletta, adesso dico questo, poi dico questo, poi dico questo. Devono venirti fuori in maniera naturale, per quello devi abituarti a parlare a ruota libera, a ruota libera, a ruota libera, senza censurarti. Però appunto l'argomento viaggi, per esempio, è un argomento molto buono da utilizzare. Poi se esce, bene. Però avere quantomeno consapevolezza dei posti dove sei stato ti aiuta poi a tirare fuori argomentazioni. Per esempio a me capita delle volte magari che sono quando per esempio all'instant date, quando c'è da pagare, che offro io, e magari lei vuole ridarmi i soldi oppure vuole pagare la sua metà per un caffè da 1 euro, e le dico non ti preoccupare, tanto non andrò in bancarotta per 1 euro, e poi dopo magari le dico che mi viene in mente, però quando sono stato in Polonia anni fa lì che ci si è allagato l'appartamento, poi ho dovuto pagare il danno di un sacco di soldi, siamo andati in bancarotta, perché mi è venuto in mente da quello lì, quindi non è che è preparato. Però in base a quello che dici, tutto quello che dici è un aggancio per tirare fuori altri argomenti. Fondamentalmente l'esercizio di tirare fuori una parola a caso è un aggancio, ma tutte le parole che dici sono un altro Sono un aggancio, aggancio. quindi gli spunti sono infiniti. E tutte le parole che dice la ragazza sono degli agganci. Se ti viene in mente qualcosa, dillo, il punto è non censurarsi. E anche il contesto è uno spunto. Se proprio non sai cosa dire, c'era un'interazione che c'è nell'audio corso, quelli delle tre ragazze, ricordi? Che quelli erano proprio tipo gli inizi inizi, tipo, infatti se lo senti si sente molto la differenza. Rispetto Esatto. ad altre sì, adesso ovviamente non è che posso giudicare, però si sente. A un certo punto non sapevo più cosa dirle e tipo lei aveva un ciondolo, se ti ricordi l'audio, e ho colto quello lì, cioè non sapevo che cazzo dirle, quindi anche il contesto è un aggancio. Quindi gli agganci che hai sono le parole che dici te, tutto quello che dice la ragazza e il contesto, che sia cose che accadono fuori o anche cose che magari addosso alla ragazza. Fondamentalmente sono stato tipo mi sembra in 8 paesi, ma cioè non è che serve, cioè non è che viaggio una volta al giorno, anche magari uno all'anno, un paio all'anno, se sono sempre diversi. Cioè, pensa, magari se ti fai il conto di dove potevi essere oggi, magari fai dai 18 a oggi è 45, giusto? Se ti fai il conto, magari anche solo un viaggio all'anno, Sicuramente. potevi essere, cioè, visitato, poi in realtà ci sono tipo 194 paesi, quindi ne avresti visti magari 20, 25, così, quindi poi è comunque niente in confronto a tutti quelli che ci sono, però sono un sacco di, cioè, fai conto che io con 8 un sacco di volte si finisce magari a parlare di quello e magari sembra che sono stato ovunque solo perché magari in una conversazione magari si parla di uno, poi dell'altro e sembra che uno è stato ovunque, viaggia sempre, ma non è così, semplicemente anche solo uno diverso all'anno è molto utile. E poi gli argomenti di conversazione derivano molto dalle esperienze che fai, quindi più esperienze, diciamo, più esperienze ti esponi, più hai argomenti di conversazione. Anche una cosa che non so se l'ho messa nel video corso, mi sa che non c'è nell'audio corso, la cosa di Groupon, non so se conosci Groupon. Sì, conosco.
cazzo, se ti metti in agenda di farne un'esperienza diversa ogni settimana, ma anche robe semplici, non è che devi andare a lanciarti un paracadute ogni settimana. Anche robe semplici, non so, vai in un ristorante diverso ogni settimana, oppure non so, una settimana vai al... apriamolo adesso, facciamo proprio un esempio così. Ho consigliato che tante persone dovrebbero darmi l'affiliazione a gruppo. Poi vedo se riesco a contattarli. Ah, non so, prendiamo roba a caso. Grazie a Tarantella. Non so, ti vai al ristorante qua per una settimana. Poi settimana dopo vai a... non lo so. Vediamo qua cosa c'è. Ti vai a fare l'hotel spa, sta cosa qui, per non lo so, magari sarà una notte, 2 notti o che cazzo ne so, e ti stai qui. Poi settimana dopo vai a un evento, vai a vedere Vittorio Sgarbi. Vai qui su sta cosa qua. Ecco, vai a Stresa, non è lontano Stresa, è qua sopra Stresa. 5,90, cioè ti vai a fare la discesa così, da sopra la montagna. Poi settimana dopo vai a, non lo so, vicino a te. Vediamo, eventi e tempo libero. Vai a fare il paracadute, Parapendio in realtà. cioè... Quanti argomenti di conversazione ti hai? E poi, oltretutto, non è tanto solo gli argomenti di conversazione, che proprio hai una vitalità diversa, sei molto più coinvolgente, quindi ne hai un'infinità di benefici, quindi molto consigliato di questa cosa qua. Perché fondamentalmente, cioè, se passi poi tutto il giorno a lavorare, magari fai anche una cosa molto tecnica, e poi torni a casa e non fai nient'altro, di che cosa parli con la ragazza? Gli argomenti di conversazione derivano dalle esperienze di vita. Io tutte le volte, cioè se mi vado a sentire le mie vecchie interazioni, parlo di cose delle quali adesso non parlo più, perché ho altre esperienze e faccio altre cose adesso. Cioè, mi rendo conto, ad esempio, ieri stavo messaggiando con una e tipo lei mi ha detto che voleva lavorare in ambito, tipo, in ambito green, in ambito di... non lo so. Io ho iniziato a guardare dei video su YouTube di uno che si chiama, non penso lo conosci, è uno che fa, che dà soldi a tutti, va in giro così, in America, e fa un sacco di cose di beneficenza, e ha piantato anche 20 milioni di alberi, e questo qua, cioè, ma vedi, ne sto parlando anche con te, ma è una cosa che, cioè, perché è una cosa che ho scoperto da poco, lo sto guardando sui video, quindi lo condivido e parlo con la gente che conosco e mi è venuto in mente questa ragazza che mi ha detto che voleva lavorare in ambito green e ho detto c'è questo che ha piantato 20 milioni di alberi e abbiamo parlato di quello lì. Quindi gli argomenti di conversazione derivano da quello che stai facendo in questo momento, dalle tue esperienze di vita. Però se passi tutto il giorno a fare solo una cosa e poi non fai nient'altro al di fuori di quello è un problema. Quindi devi assolutamente fare anche altro al di fuori. Groupon è perfetto, ci sono tre cose più strane che ti vede Sgarbi. Detto ciò, se vuoi imparare come approcciare con successo nuove ragazze di giorno, come fare per uscirci insieme e soprattutto come fare per andarci a letto, ho un videocorso che si chiama Dall'approccio al sesso, che insegna esattamente tutto dall'approccio al sesso, da un approccio di giorno per strada, non da un approccio in discoteca, non da un approccio in chat, non da un approccio alle tue amiche. Insegna tutto dall'approccio al sesso, da un approccio di giorno per strada. È un videocorso di oltre 30 ore, lo trovi andando su www.approcciala.it oppure cliccando sul link in descrizione. Quindi metti mi piace a questo video, scrivi un commento riguardo a quali argomenti vuoi che vengano trattati nei prossimi video, visto che esce un video tutti i giorni, condividi questo video con qualcuno che conosci e intanto ci vediamo al prossimo video.